Ciao ragazzi, oggi vedremo un pattern applicato allo swing e sono delle terzine concepite 2-2 rullante cassa in questa maniera. Ok? Allora, noi abbiamo lo swing convenzionale in questa maniera. One, two, three, four. Allora, nella maniera più tradizionale, più classica, che è molto più semplice, quando mettiamo le terzine le facciamo sul rullante in questa maniera. One, two, three, four. In questa maniera invece risulta un po' più complicata perché dobbiamo pensare sì a terzine, però le dobbiamo suonare due sul rullante e due sulla cassa. In questa maniera, nel senso che la prima terzina è composta rullante, rullante, cassa, la seconda terzina è cassa, rullante, rullante e così via la terza e la quarta terzina per poi andare alla misura successiva. Per cui noi quando facciamo rullante, rullante, cassa, abbiamo fatto prima cassa, ma la seconda cassa è il primo ottavo della seconda terzina e quindi avremo 2-2 rullante cassa. Applicato allo swing verrà in questa maniera. Leggermente più veloce. E studiandolo questo pattern, poi alla fine si riesce. Ok? Buon lavoro.